Autonomia. Non esiste l'autonomia. Quello che è stato approvato è una cosa che è una presa in giro degli elettori veneti, che dice che si potranno delegare delle competenze, cioè fare un pezzettino di autonomia, quando si troveranno 100 miliardi di euro per finanziare i livelli essenziali di prestazione. Siccome 100 miliardi di euro non si troveranno mai, non ci sarà mai l'autonomia. Serve alla Lega per prendere voti all'Europa. Per quanto riguarda un'eventualità di un terzo mandato, sono contrario ai terzi mandati, perché penso che alla fine, siccome gli elettori sono molto pochi alle elezioni regionali, in Lombardia c'è andato il 40%, rischia di essere tutto voto organizzato. Apprezzo quello che ha fatto Zaia, ma penso che non è possibile pensare che le persone siano indispensabili per il governo di una regione. Cambiare fa bene. Il senatore Carlo Calenda, ospite a Rido di Venezia per presentare il suo libro Il Patto, ha trovato ad attendere al grande albergo Osanio Ungaro, nonostante un meteo decisamente poco favorevole, una sala strapiena di gente. Così il salotto letterario Incontri con l'autore, animato da Teodoro Russo e Giovanni Di Stefano, ha iniziato con il botto il suo decimo anno. Poi però, a margine, dopo la bomba lanciata all'autonomia, il leader di Azione ha calato un'altra stoccata a Salvini e alla Lega. Per gli europei qual è il programma di Azione? Andare a chiedere il voto agli elettori con delle candidature di gente competente che ha lavorato e che è esperta nei settori in cui l'Europa conta. Il problema è che noi votiamo sulla base di simpatie, antipatie, etichette, destra, sinistra, non guardiamo mai il curriculum vitae delle persone che votiamo, se hanno lavorato prima in vita loro, e la concretezza delle proposte che fanno. E se non facciamo questo, nessuno governerà questo paese. Ultimissima, cosa ne pensa qui in Veneto che Salvini è molto forte? Penso che un paese, una regione dove la cultura del lavoro è prevalente, una regione di gran lavoratori, non può votare uno che non ha mai lavorato in vita sua.